siamo una parola di Anagemma che è protagonista da diversi punti di vista del nostro racconto. Artista, lui stesso dice da dilettante, oltre che attore professionista ben noto, amico del gruppo di artisti di Via dei Riari, Quattrucci, Kokoschinsky, Tomasi Ferrosin, ma soprattutto è qui perché è stato per ben due volte un garibaldino. È stato un generale garibaldino per Visconti ed è stato un garibaldino trasteverino per Carlo Quattrucci. Visconti l'ha scelto nel casting del Gattopardo e Gattopardo è famoso per aver messo in scena i più bei garibaldini della storia del cinema. Però nell'arco di 10 anni Giuliano Gemma da generale è diventato un garibaldino semplice perché ha ispirato un personaggio dell'epopea popolare dipinta da Quattrucci che scrive a poco la serie dei quadri si andava trasformando sempre più in una ballata popolare che nulla aveva di epico e di celebrativo. Giuliano Gemma in divisa da garibaldino. Allora io voglio chiedere a Giuliano Gemma se si trovava più a suo agio nella splendida divisa rossa nel film Gattopardo diretto da Visconti o nella versione da epopea popolare di garibaldino trasteverino dipinto da Quattrucci. Questo è un tornare indietro nel tempo con il garibaldino di Quattrucci perché era un momento talmente pieno di interessi e guardare io passavo dei pomeriggi interi nei loro studi. E quello di personare un garibaldino nel film di Visconti era addirittura un giovane generale, è stato un grande onore. E per quanto posso dire dello studio di Via dei Riari, gli studi di Via dei Riari erano momenti veramente gioiosi, stupendi, stare con queste persone, con questi artisti talmente bravi, intelligenti, pieni di spirito, ironici. Con Carlo ci mettevamo a cantare canzoni messicane che anche io conoscevo e poi dopo mi fece una lettera quando andai in Messico come giornalista perché mi occupavo dello sport, dei tuffi, del pugilato e della ginnastica. Io andai a trovare Siqueiros con questa lettera di Carlo che mi accompagnava e fui accolto come un vecchio amico. E che devo dire, poi rimanevo affascinato dalla loro arte, da come disegnavano, dipingevano. Io che avevo la passione poi della scultura, però non mi accontentavo di quello che sapevo disegnare. E proprio Riccardo Ferroni mi disse, sai, si arriva in due modi. O ce l'hai in alto, il disegno, oppure studi. Dice, ma tu sul lavoro tutto tondo, sei capace. Impegnati più sulla scultura, che puoi fare? Il pittore o lo scultore? Dico, vorrei fare tutte e due, Carlo. Dico, la scultura la sai fare e continua. E anche Carlo, insomma, mi spingeva. È vero che rimane il mio passatempo preferito. Tante volte mi trovo a fare una scultura, poi mi chiamano per fare il mio lavoro, la mia professione, mi dà quasi fastidio perché non l'ho finita, credo. E dedico tutto il tempo libero che ho. L'incontro con Alejandro è stato al suo arrivo a Roma, che ci fu segnalato da Alberti, e questo ragazzo fuoriuscito, un po' spaesato, in questo momento bisogna sostenerlo, comprare le sue cose, guarda, e molti di noi per fortuna le ha comprate. E così siamo diventati amici, insomma era veramente un